A Pastena, in provincia di Frosinone, si è tenuta la prima edizione del premio Nino Manfredi. Nella serata non è mancato nulla, un ricco buffet di prodotti tipici, ben 5 bande musicali, ospiti illustri, ma soprattutto tanta gente che ha voluto festeggiare il ritorno di Manfredi a casa sua. La manifestazione, infatti, si è svolta davanti alla casa che ha ospitato il grande attore Ciociaro. Una partecipazione sincera in cui gli amici di Manfredi lo hanno voluto ricordare come il presidente dell'ACI di Frosinone, il dottor Achille Pagliuca, ed il prefetto di Frosinone Piero Cesari, legati all'attore da fraterna amicizia. La tua amicizia è stata veramente forte, ecco, raccontaci qualche particolare. Una parte della mia vita, perché è stato con noi e vicino a noi sempre e comunque. Io poi, per quanto riguarda la mia attività, la nuova attività che sto svolgendo, quella del presidente dell'Automobile Club di Frosinone, posso dire soltanto che è stato il mio primo testimonial, quindi l'ACI è nato con Nino. Il sindaco di Pastena, Renato De Angelis, l'onorevole Angelo Dovidio, il senatore Baccini e l'assessore alla cultura Stefania Bartolomucci hanno premiato con una targa ricordo le persone che in questi anni hanno contribuito a tenere vivo il ricordo del grande attore. Pastena ha coronato un sogno, quello di fare un qualcosa per Nino. Finalmente è partita questa cosa. Che significa il passo? Significa l'inizio di una nuova epoca, l'inizio di una speranza ancora per i giovani di questo paese. La manifestazione presentata dal giornalista Alessio Porto si è conclusa con la proiezione di un film di Manfredi, preceduta dall'assegnazione del premio La Ciocia d'Oro, la calzatura tipica dell'antica terra ciociara. La giuria del premio, presieduta da Pieraldo Dadini, del servizio S della RAI, ha assegnato il premio per la sezione giornalismo a Teresa Marchini, della redazione del TG3. Che vuol dire per lei la Ciocia d'Oro? La Ciocia d'Oro vuol dire Nino, che una delle ultime volte che ho visto Nino è stato quando è morto Alberto Sordi. E lui mi ha stretto il cuore perché ha detto, Albè, aspettami che tra un pochino arriva. Mentre per la categoria attori ha assegnato il premio al popolare Pippo Franco. Una battuta che vi siete fatta con Nino. C'è questo finale del film dell'Anno del Signore, lui che si allontana e che scompare praticamente nel nulla perché deve ritirarsi, no? Deve non apparire più come Pasquino. E durante questa scena lui aveva le cioce, appunto questo premio che ho ritirato questa sera, e che uscendo gli accadde che una ciocia gli scappò, però il regista ha detto lo stop, era Magni, altro grandissimo, e ha detto stop perché il regista l'ha voluta rifare e Giannino in qualche modo si è dispiaciuto, gli poteva, e gli ha detto ma la potevi lasciare, era tanto bella, mi ero perso una scarpa, che vuoi che sia. L'hai raccolta tu stasera la scarpa? L'ho raccolta io, il destino questa sera me l'ha restituita. Un premio è stato poi assegnato al dottor Piero Cesari, prefetto di Frosinone, e al regista ciociaro Tony De Bonis.